L'evento non mi impressiona in maniera particolare, si è ripetuto tra l'altro per una seconda volta e ritengo che l'unica soluzione sia quella di insistere, cioè riposizionare gli strumenti di comunicazione e persistere. Si stancheranno sicuramente, e comunque trovare anche accorgimenti tali, posizioni tali che siano meno accessibili, accessibili ad estranei che possano deturpare la comunicazione. E qui prima era tutto abbandonato, poi il gruppo di Caronte si è riunito, hanno fatto questa buona decisione per mantenere quest'acqua zolfarica che è un bene prezioso che il Dio ci dà. Abbiamo realizzato questo, in cui me ne faccio io qua i lavoretti, tengo pulito, gli do un servizio a questi che vengono di fuori, per dare certa gente mi dà tanti ringraziamenti di quello che faccio. C'è una piccola cassettina in cui c'è un'offertina, mi danno un'offerta quanto vogliono loro, un'offerta libera, cose. Però il problema che abbiamo qua è la gente che non va, è la gente che lascia troppo sporcizia, troppo. Io la mattina ci metto mezz'ora solo a pulire tutta la roba che lasciano, e di sopra arrivano qui, lascio le imbuste intere, sfoga. Il signore qua ha messo dei cartelloni ieri sera di un'escursione che fanno loro, che sono bravissimi ragazzi. Stamattina erano tutti rotti per terra, e certe mattine bottiglie rotte, cose, cioè dobbiamo sopportare di tutto. I camperisti si stanno lamentando che qui sotto c'è un carico e scarico di camper, si sono rubate le griglie per terra, si è tappata adesso di tutte le foglie che volano, si è tappato lo scarico, la fontana l'hanno rotta, ecco, è la gente che non capisce il valore che abbiamo qui, le terme di Caronte, ancora non capisce cosa vuol dire terme di Caronte. Noi cerchiamo di fare dal meglio al massimo, però ce lo impediscono certe volte, perché è una vergogna venire qua un camperista da Danimarca, Francia, di tutte le parti del mondo vengono e dice: scusate, ma lì la fontana, certo non li capisco, magari trovo qualcuno che mi dice in italiano cosa vuole, non possono poverini caricare l'acqua magari per lavare i piatti in questi camperi, non so come funzionano tanto bene i camperi. Ecco, è un lamentero che c'è, hai capito? L'altro giorno uno è arrivato qui, ha preso due asciugamani e due pantaloncini, è ritornato dai lavati, io non c'ero, era un giorno che mancavo, e gli hanno rubato due asciugamani, un costume da donna e un pantaloncino. Ecco, è una cosa vergognosa, cioè sento vergogna io quando me lo dicono. Io che faccio di tutto, io la mattina vado sopra, pulisco sopra, pulisco qua, vedi come c'è? C'è tutta l'erba tagliata col tagliaerba, faccio di tutto, però la gente sono troppo sporchi. Siamo noi che roviniamo il nostro benessere che abbiamo qui a Caronte. Perché, cioè, cosa costa uno arrivare qui, mi buttano 3-4 buste di spazzatura, ma di tutto, bottiglie lì so, e se ne vanno, non serve a niente, perché la raccolta differenziata c'è, grazie a Dio, la fanno bene quella mezza, purtroppo siamo combinati così, io faccio di tutto. No, situazione, io mi trovo bene, tutto sommato ci vorrebbe anche, c'è anche quel signore qui che tiene pulito, no? Perciò c'è anche la bidone la spazzatura, per noi camperisti va più che bene. L'unica cosa che non funziona è lo scarico che è intasato, il rubinetto è malmesso, qui continuano a rubarlo, perciò dobbiamo rimetterlo noi camperisti. Rubano rubinetti, rubano le griglie, non so perché, cosa ne faranno. Poi però tutto sommato la zona è bellissima. Lei conosce altro della zona, tipo sopra Caronte, mai, non so, fatto un'escursione, girato un po'? Ma ho girato un po' e vedo in notizia un po' dappertutto che deposito, dove c'è uno spazio libero, dove c'è una borsina, continuano a accumulare materiale, probabilmente quasi tutti per abitudine qui buttano lo sporco, per loro non so, pensano che non sia dannoso, non so se è il comune che deve interessarsi o meno, però io vedo parecchie immondizie in giro.
Lei vorrebbe vedere qualche servizio in più, non so, anche qualche indicazione, piuttosto che, non so... Sono andato anche giù a Gizzeria Mare, vabbè, le indicazioni stradali ci sono, non è che le strade sono abbastanza messe bene, meglio che a Roma, diciamo, anche se io sono un bresciano. Però tutto sommato io ho fatto 3 mesi giù nel Mar Ionio Bianco. E anche là la strada principale, la nazionale, è bella, tutta asfaltata, ma le strade interne dei paesi, la Calabria è messa molto male in quel lato, in quel senso. Non so, non hanno soldi abbastanza, non so chi è che deve interessarsi. Specialmente poi parecchi comuni non hanno il duporatore che funzioni. Amicizie locali mi invitano a venire giù d'estate e io continuo a dire: finché non mettete i duporatori, io qui d'estate non ci verrò mai, perché devo venire a fare il bagno e voi scaricate tutta la vostra fognatura dei comuni dentro nel mare. Devo venire fin qui, guarda quanto mare che c'è da Brescia venendo giù, destra o sinistra dall'Italia c'è mare a tutto spiano, perciò non vale la pena fare tanta strada. Io vengo d'inverno solo perché qui perlomeno c'è l'aria pulita, aria da respirare, perché in Lombardia, lo sappiamo, essendo molto imprenditori, fonderie, aziende, insomma è inquinata, anche perché non ricicla aria, devono aspettare, aspettiamo che piova per pulire, che l'aria si pulisca. E noi di una certa età dobbiamo, gli ultimi anni di vita, vogliamo andare a respirare un po' di aria pulita. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo alla Gurna di Caronte per segnalarvi un fatto, diciamo, molto strano, ovvero giusto ieri sono stati messi dei volantini di un'escursione che ci sarebbe stata da qua a breve, non solo, però adesso ne parleremo con Luigi Serafino Gallo, che è il presidente dell'associazione Santi 40 Martiri, al quale chiederemo spiegazioni. Non è la prima volta che, diciamo, viene fatto un atto simile di vandalismo gratuito, inutile soprattutto, quando invece un territorio andrebbe promosso, valorizzato, specie questo che è bellissimo, è gratuito come la Gurna qui a Caronte, e ci sono tanti altri posti molto molto belli da vedere. Chiediamo a Luigi come mai e soprattutto contezza dei fatti che sono da poco accaduti. Allora, innanzitutto un saluto a tutti quanti, grazie a Riccardo, insomma, di essere intervenuto, insomma, in merito a questa segnalazione, sicuramente che hai visto anche girare sui social. Nulla, il fatto è quello che dicevi tu, noi già qualche tempo fa avevamo messo qua alle nostre spalle, dove si trovano questi pannelli in legno, dei volantini e dei poster riguardanti la storia del luogo e quello che, insomma, c'è nell'area di Caronte. Nello specifico si parlava dell'area termale, quindi dello stabilimento termale, di quello che è quest'acqua, i benefici di quest'acqua, e poi delle varie attrattive storiche e naturalistiche che ci sono nella zona. L'anno scorso, esattamente quando è stata la prima volta che abbiamo messo questi cartelli, proprio l'indomani della loro affissione, il giorno dopo siamo venuti qua giusto per vedere un po' qualche turista, qualche cosa, perché poi, insomma, uno viene anche per informarsi, per scambiare chiacchiere e via dicendo, e ci siamo trovati, insomma, i cartelli che erano stati strappati e, insomma, tirati dal pannello in legno e poi pure strappati, insomma un atto che potrebbe risultare, così magari a primo acchito, così unico, ok, diciamo così, in questo senso qua, isolato, degli ubriachi sono venuti, l'hanno tirato. Però, insomma, questo si è ripetuto anche oggi, a distanza di tempo, visto che da allora non abbiamo messo più nulla qua. Ieri sono venuto io personalmente a riaffiggere le stesse cose che avevo affisso l'anno scorso, mettendo in più dei volantini inerenti a un'escursione che si faremo il 28 aprile, che partirà proprio come punto di riferimento qua dalla Gurna, certo. Li trovo qua, certo. E stamattina, insomma, il signore che si occupa qua della pulizia intorno alla vasca qua della Gurna mi segnalava: vedi che l'hanno tirata, le hanno strappate e l'hanno perfino buttata nella spazzatura. Allora, diciamo che quando un episodio del genere accade per la seconda volta dispiace, perché capisci veramente che non è fatto in maniera accidentale, ma è fatto in maniera
dolosa, sì, proprio voluta. Poi il fatto, insomma, di tirarli, strapparli e buttarli, dobbiamo mettersi d'impegno. Sì, sì, è come se ci fosse uno che qua frequenta, insomma, assolutamente la Gurna, e che, insomma, da un giorno all'altro vede i cambiamenti, vede che c'è di nuovo la piccola installazione che avevamo fatto, e la prende la strappa, insomma. Non c'è nulla di male, come dire, nel cercare di valorizzare la zona, dicevamo, però è strana questa situazione. Noi non vogliamo sapere chi è stato, però ci augureremmo che cosa? Che questi fatti non accadessero, ci fosse magari un maggior controllo da parte anche delle forze dell'ordine, magari da chi è anche della zona. Sarebbe bello che qualcuno della zona segnalasse queste cose a noi, ai media, anche su Facebook, facesse delle foto. Se vede qualcuno che strappa dei cartelli che descrivono il territorio e descrivono addirittura le bellezze di questa zona, ma perché toglierli? Poi, ripeto, c'è un'associazione che se ne occupa da tempo, vuole semplicemente portare un'attenzione positiva su questa zona per cercare di valorizzarla, rilanciarla, perché meritano le Terme di Caronte, come tutta la piana di San Biase e di Lamesia, di essere valorizzata. Quindi diamoci da fare, cerchiamo di essere l'uno il sostegno dell'altro e non cercare di lasciare l'abbandono, più abbandono che c'è. Io ringrazio Luigi Serafino Gallo, non so se vuole dire qualcos'altro. No, guarda, io aggiungere nulla, dispiacciono quando succedono queste cose, soprattutto in un momento in cui Lamesia poi insomma si trova priva del sindaco e comunque sembra anche da una lontana gestione dell'amministrazione comunale. Comunque, insomma, noi l'anno scorso avevamo messo parecchi cartelli, perché l'abbiamo messo anche in inglese e in tedesco, affinché i turisti che vengono da tutto il mondo, quasi, che vengono qua, possano leggere e sapere la storia di questo luogo che interessava tutti. Che poi, insomma, è anche un rimando per azioni precedenti che mi sono personalmente successi, come presidente dell'associazione Santi 40. Oggi siamo qua a parlare non perché è successo per la seconda volta che mi hanno strappato i cartelli, ma anche perché noi, per queste attività che facciamo, negli anni scorsi abbiamo ricevuto anche minacce. Io personalmente ho ricevuto dei proiettili a casa, ho denunciato e tutto il resto. Quindi sembra veramente che di vivere, non nel Medioevo, no, che forse nel Medioevo queste cose non si facevano, di vivere nella preistoria, quando ancora erano gli istinti animali a dominare l'uomo, tutto qua. Bene, io spero che queste cose non accadano più, ma anzi magari ci siano persone che vogliano interessarsi molto di più della zona e che magari partecipino proprio all'attività di tutela dell'associazione Santi 40 Martiri o di qualunque altra associazione decida di prendersi carico gratuitamente e mettendo il proprio tempo nella valorizzazione di un luogo che invece forse spetterebbe alle istituzioni. Grazie ancora, Riccardo e Cristiano, Liberi TV Caronte.